Cari amici e amiche che partecipate a questo convegno, ho scelto, d'accordo con i promotori, in particolare il professor Stefano Fontana e don Samuele Cecotti, il tema del culto domenicale da cui promana la forza sociale della Chiesa, quale entità etnica sui generis. Ho voluto prendere questa espressione usata dal Papa Paolo VI, che però in realtà si collega bene ai testi delle scritture del Nuovo Testamento, quale, diciamo, definizione della Chiesa, entità etnica sui generis. Ecco, vorremmo tentare di tratteggiare, almeno per quanto riguarda il periodo delle origini, cioè dalle origini della Chiesa fino almeno al IV secolo, come si sia configurata questa dimensione a partire dal culto domenicale, dimensione della forza sociale nella Chiesa. Forse pochi potrebbero pensare a una cosa del genere, ma non è proprio così, perché non dimentichiamo che l'assemblea cristiana, la cosiddetta sinassi, come la chiamano gli orientali, era l'unica riunione, diciamo, caratteristica della comunità cristiana. Poi sono venute fuori le altre, ma era la riunione principale, la riunione, direi, identitaria, che avveniva il giorno del sole, la domenica. Ecco, nel culto domenicale la Chiesa, corpo di Cristo, si è configurata visibilmente, a cominciare dalle origini descritte dagli Atti degli Apostoli, rafforzando la sua identità e proiettandosi nel contesto sociale e politico del tempo. Il suo fulcro era nella celebrazione sacramentale nel giorno del Signore, come noi ancora oggi chiamiamo domenica, Dominica Dies, che favoriva la diffusione del Vangelo mediante l'incontro con il suo corpo vivace e socialmente evidente. Il principio della visibilità dell'esperienza cristiana dipendeva, quanto ad indebolimento o rafforzamento, proprio dalla celebrazione dei misteri o sacramenti. Questi due termini sono equipollenti. In Oriente si usava maggiormente il termine misteri, in Occidente si usava anche misteri, Sant'Ambrogio per esempio, ma poi anche sacramenti, che erano quei segni efficaci che ne costituivano i fattori dell'indebolimento, della visibilità dell'esperienza cristiana. Non erano gli atti sacramentali o misterici ad avere una valenza sociale, ma era la stessa comunità a porsi come nuova società con le sue parole e i suoi gesti confluenti nei misteri. Questo itinerario che accompagna passo passo la vita dell'uomo dalla nascita alla morte, l'itinerario sacramentale, rimarca in realtà un'altra vita che in questa vita naturale si insinua partendo dalla rinascita battesimale, nutrendosi del farmaco di immortalità eucaristico, onde giungere alla risurrezione. Così la vita soprannaturale non si sovrappone a quella naturale, ma vi penetra e l'accompagna fino alla sua manifestazione piena, che è la vita eterna. Questo percorso può far comprendere la genesi della dottrina del Vaticano II sulla Chiesa Sacramento. È il mistero della Chiesa che precede i misteri, cioè i sacramenti, i quali a loro volta la configurano continuamente perché possa compiere la missione alla quale Cristo la chiama, che è la trasformazione del mondo. Dal modo di celebrare e vivere i misteri è possibile verificare la consistenza o meno dell'identità cristiana in rapporto alla società dentro la quale la Chiesa è posta. Un primo punto dopo questa introduzione: nei capitoli 2 e 5 degli Atti degli Apostoli traspare in qualche modo la consapevolezza che la Chiesa aveva di costituire un soggetto nuovo,
capace di raggiungere i vari ambienti della società circostante, con l'obiettivo di portare Cristo al mondo, cioè l'evangelizzazione. Quindi si partiva dal giorno del sole, come attesta per esempio San Giustino nella metà del secondo secolo, denominato poi appunto, dicevo, giorno del Signore, Domenica Dies, e quindi anche il servizio liturgico era tale in quanto doveva servire ad avvicinare i non cristiani. Liturgia infatti significa un servizio di onore degli uomini a Dio, donde il termine culto, no? Servizio di onore, ma anche un servizio reso agli uomini perché arrivino a Dio. La comunità di Gerusalemme era composta almeno da tre gruppi: i giudei che parlavano l'aramaico, i giudei ellenisti e i giudei pagani. Il ceppo originale era quindi giudaico, fenomeno più noto come giudeo-cristianesimo. Sappiamo che su questo ci sono non pochi studi molto approfonditi. Ma i seguaci di Gesù Nazareno si chiamarono cristiani solo ad Antiochia. Prima venivano denominati in base alla loro appartenenza etnica. Invece i Nazareni di Gerusalemme non pensarono di dover contrapporsi inizialmente al giudaismo, né un sintomo il rapporto continuato degli apostoli col Tempio. Il capitolo secondo degli Atti, che presenta gli inizi della Chiesa il giorno di Pentecoste, descrive intenzionalmente così, i versetti 10 e 11: ora dimoravano in Gerusalemme dei giudei, uomini religiosi di tutte le nazioni che sono sotto il cielo. Questo in particolare Atti 2.5. Si tratta dei giudei della diaspora. Il testo, dopo aver indicato le nazionalità, aggiunge: c'erano i pellegrini venuti da Roma, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi. Appunto, dicevo, i versetti 10 e 11. Di fronte a questa convocazione ecclesiale, Pietro pronuncia il suo discorso, culminante nell'annunzio: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, questo Gesù che voi avete crocifisso. Il versetto 36, abbastanza celebre. All'udire questo scatta nei giudei il pentimento e scaturisce la domanda rivolta a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che cosa dobbiamo fare? E Pietro rispose loro: fate penitenza e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Ecco quindi che il capo della Chiesa propone immediatamente un gesto che esprima visibilmente il cambiamento di coloro che, pur giudei, accolgono Cristo. Quindi il giorno di Pentecoste si può, diciamo, intravedere qui abbozzato il primo tratto dell'itinerario sacramentale che, proclamato apertamente a quella moltitudine il giorno di Pentecoste, dimostra l'evidente intento di raccogliere una comunità nuova, anche se composta da diverse nazioni. Possiamo proprio dire una nazione nuova, una entità etnica nuova. Quanto segue spiega ulteriormente. Versetto 39, infatti, dice: la promessa è per voi, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Ecco, è in quest'ultimo verbo, ne chiamerà, la incipiente differenziazione tra Chiesa in quanto esito di una convocazione dall'alto, cioè divina. Sapete che Chiesa viene da Calein, ecclesia, chiamata da, e sinagoga, risultato di una congregazione dal basso, sin agoai, cioè essere uniti insieme, governata cioè dalle disposizioni precettistiche giudaiche. E con altre molte parole li persuadeva e li ammoniva dicendo: salvatevi da questa generazione perversa. Il chiamarsi fuori dal secolo presente è l'inizio della salvezza, è la costituzione della nuova società
che viene subito visibilmente siglata dal gesto battesimale. È questo infatti che dà i connotati di una identità socialmente nuova, sicché il primo mistero o sacramento produce anche un incremento numerico, ovvero raggiunge quell'obiettivo per il quale è amministrato. Infatti, il versetto 41 dice: quelli dunque che accolsero la sua parola furono battezzati, e in quel giorno il numero dei discepoli si accrebbe di circa 3.000 anime. Senza questa predicazione apostolica e senza l'esito della conversione con il gesto conseguente del battesimo, non si può comprendere il più famoso passaggio che descrive e individua la comunità cristiana delle origini fino a farla assurgere a tipo della Chiesa di tutti i tempi, i famosi versetti 42 e 46. Essi erano assidui, in greco proskarteruntes, all'insegnamento degli apostoli, alle riunioni comuni, alla frazione del pane e alle preghiere. Ecco, dai versetti appena menzionati si capisce che il culto a Gerusalemme si svolgeva in quattro momenti, cioè il momento dell'interpretazione della legge dei profeti, poi quello della coinonia, e cioè dell'agape, della comunanza di tavola, successivamente il pasto in memoria della cena pasquale, infine una serie di preghiere. E tutti quelli che credevano, continua, stavano insieme, avevano tutto in comune, e vendevano i loro possessi e i beni, e ne distribuivano il prezzo fra tutti, secondo i bisogni di ciascuno. Il testo degli Atti presenta un primo effetto sociale della nuova fede, cioè lo stare insieme e l'avere tutto in comune. Questo è il primo effetto sociale. In che cosa consistesse questa comunione non sembrerebbe facile dedurlo, ma subito dopo, nel versetto 45, si specifica che questa comunione di beni probabilmente era la conseguenza della vendita previa e della loro redistribuzione fra tutti, secondo il bisogno di ciascuno. È immaginabile a questo punto la portata di questo fenomeno di comunione e l'incidenza che in seguito avrà questo fenomeno sulla società pagana, la comunione dei beni. L'autore degli Atti annota a conclusione del capitolo 2 che questo fenomeno comunitario guadagnava il favore di tutto il popolo. Il senso di questa simpatia è probabilmente comprensibile alla luce del versetto 47b. Intanto il Signore aggiungeva alla stessa società ogni giorno gente che si salvasse. Dunque la vita liturgica comunitaria colpiva Israele al punto da raggiungere l'obiettivo dell'accrescimento numerico della Chiesa. La fede cristiana si propone come un fatto pubblico al quale convertirsi, però il favore del popolo di cui era fatto cenno innanzi, si era fatto cenno innanzi, non è condiviso dai capi, come esordisce il capitolo 4, i quali imprigionano gli apostoli. Ma anche questo gesto non impedisce la venuta alla fede di quanti avevano udito la loro parola, assistendo alla guarigione. Il numero degli uomini aumentò fino a circa 5.000. Atti 4, 4. Un'altra conseguenza enorme, socialmente visibile, è questa. La moltitudine dei credenti aveva un cuor solo e un'anima sola. Né vi era chi dicesse suo quello che possedeva, ma tutto era fra loro comune. Versetto 32. Quindi questa redistribuzione dei beni, descritta nel versetto 34 e seguente, non vi era alcun bisognoso fra loro, perché quanti possedevano terreni o case li vendevano. Poi, preso il prezzo delle cose vendute, lo deponevano ai piedi degli apostoli, e si distribuiva a ciascuno secondo il suo bisogno. Versetti 34-35. Come sappiamo, poi, questa modalità la Chiesa non l'ha mai, in modo generalizzato, imposta a tutti, ma l'ha lasciata, diciamo, come ideale da seguire, che soprattutto poi è stato abbracciato dalle comunità monastico-religiose. Ma ritorniamo al gesto probabilmente più caratterizzante, la nuova liturgia cristiana, cioè quello
delle riunioni nelle case. Le riunioni eucaristiche hanno influito perfino nella forma di costruzione delle chiese, quale ci è dato dal tipo di chiesa domestica, chiesa casa potremmo dire, o casa della chiesa. È chiara quindi la valenza sociale del mistero eucaristico nelle comunità di lingua aramaica, in quanto produce la prima forma di edificio cristiano. Allora, dopo aver toccato in un primo punto l'introduzione e in un secondo i versetti caratterizzanti, passiamo al terzo. Il capitolo sesto degli Atti attesta il malcontento tra i giudeo-cristiani palestinesi e i giudeo-cristiani ellenisti. Questi erano dei giudei convertiti, non nativi della Palestina, ma provenienti dalla diaspora. A questi ebrei cristiani della diaspora si rivolge pure Giacomo nella sua epistola, capitolo 1, versetto 1, in un contesto, secondo uno studioso che ha lasciato uno studio abbastanza ponderoso, ad Albert Ammann, Vita liturgica e vita sociale, pubblicato in italiano nel 1969, egli, in un contesto di assemblea liturgica, Ammann, si rivolge a questi ebrei cristiani della diaspora. Questo documento contiene diverse allusioni al culto. La prima è il documento di Giacomo. La prima riguarda la necessità di non fare preferenza tra persone che entrano nell'assemblea liturgica, poveri e ricchi, soprattutto il capitolo secondo, versetti 2-7. Ma anche la prima lettera di Pietro mette in risalto la novità del culto cristiano e l'invito ad essere irreprensibili tra i pagani, soprattutto a motivo della nuova identità battesimale, quale emerge dalla formula di fede piuttosto esplicita di 3:18-22, probabilmente usata in contesto battesimale. È a questa identità che va ricondotto il discorso petrino sul sacerdozio nuovo come strumento di costruzione di un edificio spirituale quale la Chiesa. Anzi, si può dire che è essa stessa un popolo sacerdotale. Confrontare 2:4-10. Questa dottrina sociale sul sacerdozio non sarà senza conseguenze per lo sviluppo sacramentale del corrispondente ministero ecclesiastico, sia nel suo grado episcopale che in quello presbiterale, entrambi riconducibili all'unico sacerdozio di Cristo. La presenza di cristiani di origine pagana a Gerusalemme indubbiamente contribuì a snaturare il culto giudaico strettamente riservato ai circoncisi, ma nello stesso tempo superò le delimitazioni elitarie del paganesimo e le sue preferenze per le comunità misteriche. A questo punto va annotato che la frazione del pane, l'antico nome della messa, se stava ad indicare l'Eucaristia, a Gerusalemme era preceduta da un pranzo al quale contribuivano i membri della comunità. Questo vale almeno per quella di origine giudaica. Essa infatti era già consapevole che il mettere in comune le risorse era un gesto messianico più che di fraternità. San Paolo infatti, proprio nella prima Corinzi 11, evidenzia come il pranzo che i cristiani gentili chiamavano agape era in realtà espressivo di una fraternità, forse abbastanza superficiale, al punto che l'Apostolo fu costretto a consigliare la sua separazione dall'Eucaristia. Sembra pertanto che l'agape, pur assomigliando esternamente al raduno conviviale dei giudeo-cristiani, sia da ricondurre a usi e abitudini ellenistici. E sappiamo che San Paolo chiede un discernimento in questo capitolo 11, cioè chi non discerne il corpo del Signore arriva a dire mangia e beve la propria condanna. Cosa voglia dire Paolo? Col termine discernimento può essere compreso proprio alla luce del gesto del raduno agapico praticato dai cristiani gentili, cioè quelli provenienti dal paganesimo, in base all'usanza pagana, cioè radunarsi per mangiare senza aspettarsi l'un l'altro. Insomma, chi arrivava prima mangiava, gli altri si arrangiavano. Allora è meglio, dice l'Apostolo, se qualcuno ha fame, mangiare prima a casa propria.
per non contraddire clamorosamente il sacramento della comunione che seguiva alla carne. Che come sappiamo, il sacramento della comunione, quello che noi oggi chiamiamo la messa, seguiva ancora a quei tempi a questa agape cosiddetta fraterna. Veniamo ad un quarto punto, tralascio la questione delle divisioni che ciò causava, poi nel testo diciamo completo che sarà pubblicato sarà possibile leggere completamente il discorso. Un quarto punto, nel periodo subapostolico, cioè quello seguito alla scomparsa diciamo degli apostoli, un antico documento, forse il più antico, la Didache, ammonisce: nessuno però mangi né beva della vostra Eucaristia, se non i battezzati nel nome del Signore, perché anche riguardo a ciò il Signore disse: non date ciò che è santo ai cani. Questo dimostra che per accedere al sacrificio eucaristico doveva essere visibile l'appartenenza alla comunità cristiana che soltanto il battesimo inaugurava. D'altro lato, quell'appartenenza non è ripiegata su se stessa, ma proiettata verso il compimento finale, ultimo, della fine dei tempi. La sinassi cristiana domenicale, l'assemblea, ha infatti la sua ragion d'essere nella presenza in mezzo ad essa del Signore in vista della parusia, cioè della venuta ultima sua, come sta ad indicare l'invocazione finale, Maranatà, vieni Signore Gesù. Questo la Didache. Un altro testo, la lettera di Barnaba, poi ritenuta oggi di ambiente siro-palestinese, è scritta tra la fine del primo e l'inizio del secondo secolo, contrappone nella prima parte l'antico e il nuovo popolo di Dio, rilevando così la fondamentale conseguenza sociale scaturita dalla vita sacramentale della primitiva comunità, la nascita del nuovo Israele, che avrebbe poi preso il posto dell'antico Israele. Questo la lettera di Barnaba. Un altro documento subapostolico, già diciamo ormai del IV secolo, dalle catechesi di Cirillo, da questo documento si può dedurre inoltre la sua preoccupazione soprattutto per la coesione interna della comunità cristiana che si differenzia dalla società esterna. Egli lo spiega per quanto riguarda l'inizio della liturgia eucaristica. E poi dice, se tu stai facendo la tua offerta sull'altare, riferendosi alle parole di Cristo, e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta sull'altare, va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi vieni a presentare la tua offerta. Quindi, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questa sottolineatura di identità non costituisce un impedimento ad uno sguardo che abbracci tutti i bisogni della società e del mondo nella preghiera. Infatti Cirillo ricorda che, Cirillo era vescovo di Gerusalemme, è stato uno dei vescovi catechisti diciamo più importanti del IV secolo, Cirillo ricorda che dopo che si è compiuto il sacrificio spirituale, il rito incruento, quindi diciamo l'offerta sacrificale dell'Eucaristia, su questa vittima di propiziazione noi invochiamo Dio sulla pace comune delle chiese, sul buon ordine del mondo, sui re, sugli eserciti e gli alleati, chissà cosa ne direbbero alcuni pacifisti utopisti, è vero, quindi sui malati, sugli afflitti, in una parola su tutti quelli che hanno bisogno di aiuto, noi tutti preghiamo offrendo questo sacrificio. Questa è la Catechesi Mistagogica, quinto capitolo, versetto ottavo. Poi questo sguardo cattolico verrà descritto anche in un altro celebre testo, l'itinerario della pellegrina Egeria, tra il 383 e il 386, quindi già siamo nella seconda metà del IV secolo, quando lei compì l'itinerario ai luoghi santi. La pluriformità della comunità, che la stessa descrive,
non era però indice di approssimazione della sua fisionomia, una comunità in cui si usavano varie lingue, e venivano tradotte, greco, siriaco. La pluriformità non era indice di approssimazione della sua fisionomia, basta osservare cosa avveniva per l'iscrizione al battesimo dei catecumeni di Gerusalemme nella Basilica del Martirion, adiacente l'Anastasi, cioè la rotonda che sorge ancora oggi sul Santo Sepolcro. Tralascio la descrizione che fa Cirillo, ma è una descrizione che punta molto sul discernimento dei candidati a partire dalla loro vita morale. Cioè, il vescovo interrogava ciascuno, chiedendo se costui fa una buona vita, se è rispettoso dei genitori, se non è un ubriacone o un bugiardo, e si informa, pensate un po' il vescovo, dei singoli vizi, almeno di quelli che sono di una certa gravità in un uomo. Quando si era provato che il candidato irreprensibile sotto questi aspetti, sui quali il vescovo ha posto domande alla presenza dei testimoni, egli di sua mano ne annota il nome, lo iscrive il candidato. Se invece è accusato di qualche cosa, ordina che gli esca fuori dicendo: si emendi, e quando si sarà emendato, allora soltanto potrà accedere al lavacro, cioè al battesimo. Così per gli uomini. Per le donne fa la stessa cosa. Se c'è uno straniero, a meno che non abbia testimoni che lo conoscano, non potrà accedere al battesimo tanto facilmente. Insomma, c'è bisogno già allora dei testimoni, no? Questo discernimento compiuto all'atto dell'ingresso, vedete come da questi particolari si nota proprio la fisionomia anche sociale della comunità cristiana. Questo discernimento compiuto all'atto dell'ingresso nella comunità da parte di nuovi membri è ulteriore segno della preoccupazione dei responsabili della Chiesa di Gerusalemme, che non ci fosse contraddizione tra la vita morale e la nuova appartenenza sociale. Questo si dovrebbe dire oggi, che facilmente si ritiene di poter ammettere chi è favorevole all'aborto alla comunione. Ma qui va contro, andiamo contro proprio le origini del cristianesimo. Ma ha aggiunto che il vescovo gerosolimitano sostiene, il vescovo Cirillo, allo stesso tempo che i cristiani, in base alla dottrina di Paolo, diventano con Cristo un solo corpo e un solo sangue. Anzi, noi diventiamo portatori di Cristo, dice Cirillo, perché il suo corpo e il suo sangue sono sparsi nelle nostre membra. Come diceva il Beato Pietro, siamo resi partecipi della natura divina. Questa dottrina ecclesiologica oggi è, diciamo, in teoria affermata, creduta, ma non richiamata, non e tantomeno praticata, tanto vero che si ricorre ad altri artifici, la sinodalità, per esempio, che è una dimensione della Chiesa che viene dal basso, diciamo di natura organizzativa, non di natura misterica. La Chiesa è innanzitutto corpo mistico. È il contributo della Chiesa di Gerusalemme a quella che sarà poi chiamata la dottrina del corpo mistico, appunto, fondata però su quella eucaristica come sacrificio spirituale incruento, santo e tremendo, attraverso il quale, sempre Cirillo, attraverso il quale Dio viene invocato per la pace, cioè l'unità e la comunione tra le Chiese e i bisogni del mondo. Quindi la Chiesa come realtà, come nazione, noi spesso usiamo questo termine oggi, ma nazione non è lo Stato, è qualcosa di ben più profondo, è l'identità di un popolo, data dalla lingua, dalla cultura, dalla religione, eccetera. Quinto punto. A questo punto dobbiamo soffermarci sull'effetto sociale dei due principali misterio sacramenti, il battesimo e l'Eucaristia. Sappiamo che gli ebrei, perché sapete che il battesimo è finalizzato alla configurazione di questa nuova nazione, come già San Pietro dice nella prima lettera 2:9. Sappiamo che gli ebrei erano consapevoli di formare una nazione eletta da Dio in mezzo agli altri popoli e da questi separata, cioè santa. La parola santo vuol dire separato.
perché Dio è il Santo e non può essere confuso con gli dei delle altre nazioni. Questa caratteristica non era stata indifferente nel processo di configurazione linguistica e territoriale del popolo di Israele, che, come noto, aveva dovuto passare attraverso l'esperienza nomadica e dell'esilio. Ora, la nuova nazione cristiana si pone in continuità, superando però i confini territoriali e linguistici di ciò che rimaneva dell'antico Israele. Pertanto, da un lato, erano superate le ristrettezze di un territorio determinato in seguito all'invito di Cristo prima di salire al cielo, andate in tutto il mondo, e dall'altro il nuovo popolo si dilatava per mezzo della nuova lingua della carità destinata con l'evento di Pentecoste ad essere trasmessa in tutte le lingue, cominciando da Gerusalemme, Luca 24, 47. Questa è la nuova nazione che continuamente si configura per mezzo della rinascita battesimale, ovvero mediante l'abbandono della vecchia appartenenza naturale costituita dalla mentalità mondana, l'uomo vecchio, e l'assunzione della nuova mentalità cristiana, l'uomo nuovo. I figli di Dio infatti non nascono, ma rinascono. Si nasce nella carne, ma si rinasce nello spirito. Sia la Didache, già citata, che il pastore di Erma, ad esempio, in linea del resto con le fonti scritturistiche, il pastore di Erma è un altro documento importante dei primi secoli, proiettano l'appartenenza cristiana verso il compimento escatologico. Che cosa vuol dire? Con la risurrezione di Cristo, l'Eterno senza tempo era entrato nel tempo degli uomini al momento dell'incarnazione, la pienezza del tempo, come la chiama San Paolo 4:4. Esplode questa pienezza all'interno del tempo, imprimendogli una direzione verso il compimento. Quindi la vicenda umana è già l'anticipo di quanto si manifesterà alla fine dei tempi. Questo avviene, ecco perché la Chiesa è una entità etnica sui generis, perché nel mondo testimonia già in anticipo quello che sarà l'Eterno. Questo avviene per la presenza del corpo di Cristo risuscitato, comunicato e diffuso nel corpo ecclesiale. È infatti la Chiesa che con la sua presenza inesorabilmente trasforma l'umanità e il mondo in un processo che si compirà nella parusia del Signore, la sua venuta ultima. La Didache, riprendendo San Paolo e San Giovanni, sottolinea il distacco dei cristiani dai beni di questo mondo che passa, mentre viene invocata la grazia. Ricorderò la frase di San Giovanni, che il mondo passa con la sua concupiscenza. Su questa base concettuale, un altro documento importante del IV secolo, la lettera a Dionieto, potrà sostenere che i cristiani vivono nel mondo con gli altri uomini, ma come gente straniera. Ogni terra è patria per loro e ogni patria è terra straniera. Giovanni Paolo II ricordava questa verità più di una volta, cioè che il cristiano nel mondo è uno straniero, diciamo così, in patria. La Chiesa costituisce un corpo nuovo nel mondo, tendente a non confondersi con esso, perché la sua vicenda è come una scena che passa. La conseguenza più vistosa del mistero battesimale è la consapevolezza, quando il cristiano è condotto sapientemente o ricondotto alla sua comprensione in età adulta del battesimo, perché a volte si perde la memoria del battesimo, di essere non separato dal mondo, ma distinto, come dice Giacomo a 1,27. Si può dire anzi che l'uomo cristiano non possa essere tale senza questa coscienza, direttamente congiunta e poi la missione che il battesimo abilita a svolgere nel mondo, cioè l'evangelizzazione. Non dimentichiamo che gli apostoli hanno fatto la prima evangelizzazione del mondo, fino a Roma, in Asia Minore e, secondo la tradizione, in Etiopia, Mesopotamia e India. Questo per quanto riguarda il connotato che dà il battesimo all'appartenenza alla Chiesa come entità etnica, nazione. Passando all'Eucaristia,
Nel primo capitolo abbiamo incontrato, nel primo punto, la descrizione che gli Atti degli Apostoli fanno della riunione dei cristiani nell'ottavo giorno, ossia il primo dopo il sabato, il giorno del Signore, la domenica. I primi cristiani di Gerusalemme avevano trattenuto di tutto il rituale giudaico della cena pasquale o festiva celebrata da Gesù soltanto la parte della berakà, cioè della benedizione sul pane, e la conseguente frazione, donde l'espressione poi fratio panis, frazione del pane, spezzare il pane. E poi avevano trattenuto quella sulla coppa del vino, che poi veniva passata tra i convitati dopo la cena. Sembra quindi che il significato di comunione, questo termine, intesa come condivisione dei beni proporzionata al bisogno di ciascuno, sia fondato già su questi due gesti. Allora si può osservare l'effetto sociale della fede cristiana. Lo stare insieme consegue alla condivisione dello stesso pane e dell'unico calice. È su questo che è fondata la comunione. Ma com'è possibile affermare che il Signore Gesù, un tempo fisicamente presente tra i suoi, apparso risuscitato e poi sottrattosi alla loro vista con l'ascensione, possa essere presente fino alla fine del mondo, secondo le parole di Matteo 28:20? Soltanto se si ammette che il tempo e la storia assunte da Cristo nella sua carne sono state poi proiettate nell'eterno senza tempo del suo corpo risuscitato dallo Spirito Santo, si può capire la sua affermazione: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gli apostoli cristiani della prima generazione hanno capito che ogni volta che si radunavano nel suo nome, egli è presente. Insomma, lo stare insieme, effetto sociale della fede cristiana, ha in realtà un senso, diciamo noi, ultimo, finale, escatologico, cioè soprattutto l'assemblea domenicale, una tradizione collegata all'Apocalisse, attendeva il ritorno di Cristo nel giorno di domenica, quando appunto i cristiani sono riuniti nell'attesa della sua venuta. Secondo questa tradizione antica, la fine del mondo avverrà di domenica. Egli tornerà di domenica, quando i suoi si saranno radunati. Un concetto di comunione così articolata implicava che proprio nel venir meno ad essa si perpetrassero i peccati più vistosi. Diventava quindi ovvio postulare la necessità di un itinerario di esclusione e riammissione alla Chiesa. La prassi già della sinagoga veniva a tradursi nella Chiesa come un sistema penitenziale, già a Gerusalemme, Matteo 18:15-17. Ma non si può parlare propriamente di un sistema, bensì di una prassi indotta. Se comunicare all'Eucaristia significava visibilizzare la comunione esistente con la comunità, con tutti i suoi effetti sociali, anche non comunicare, ovvero l'essere scomunicati, manifestava l'effetto contrario. Cioè, quando io mi riservo un mio giudizio sulle cose e rifiuto quello comunionale, sono uno scomunicato, anche se non, diciamo, di diritto, con un atto formale, pubblico, di fatto mi metto fuori dalla comunione, perché mi ritengo io più importante della comunione. Così l'itinerario penitenziale venne impostato a partire dal bisogno di restituire ai cristiani caduti nel peccato l'appartenenza visibile alla Chiesa. Quanto abbiamo detto sui misteri del battesimo, dell'Eucaristia e del ministero sacerdotale, ma anche i cenni relativi ai primi passi dell'itinerario penitenziale, quanto alla cresima, è ben noto che il suo sviluppo distinto dal battesimo è ben più tardivo, come del resto il matrimonio cristiano, così abbiamo citato tutti i sacramenti, ci mette dinanzi ad una chiesa, quella della città santa, intesa come società in progressiva espansione. Ecco perché, vedete, anche noi abbiamo ereditato la visione sociale dei sacramenti.
È giusto che quando si fa un battesimo, o si fa la cresima, o si fa la comunione, o si celebra un matrimonio, è vero, ci sia un risvolto sociale, perché no, anche festivo, della famiglia, delle famiglie, dei parenti, degli amici, perché i sacramenti hanno anche un effetto sociale, comunionale, rendono visibile la Chiesa nel mondo. Non sono degli affari da gestire in modo privatistico. In senso etimologico, è vero, la Chiesa è una comunione che si struttura gerarchicamente, assimilabile appunto ad un corpo, organismo di molte membra. È un corpo fecondo perché genera continuamente nuovi adepti e li nutre per la crescita numerica e qualitativa della Chiesa, che in tutta quanta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace e si rafforzava, come dicono gli Atti 9:31. Le azioni, gli atti che danno origine a questo corpo, che lo nutrono e lo curano, sono compiuti da esso stesso con a capo Cristo. Sono cioè i misteri o sacramenti, i quali hanno un effetto sociale, in quanto prima di essi è il mistero sacramento di questo corpo, cioè la Chiesa, a costituire la società nuova. Noi sappiamo che il Concilio Vaticano II, in Lumen Gentium, ha parlato appunto di sacramento della Chiesa o di Chiesa sacramento, prima ancora dei sacramenti. Infatti si usa per le singole parti, cioè i misteri della Chiesa, quanto vale per il tutto, cioè il mistero del corpo di Cristo che è la Chiesa. Allora può diventare comprensibile l'affermazione che non sono tanto i misteri ad avere un risvolto sociale, ma è la Chiesa ad essere un nuovo corpo sociale, una entità etnica sui generis, come ebbe appunto a dire Papa Paolo VI, in un'udienza generale del 25 maggio del 77. Sesto punto. Possiamo allora tracciare la fisionomia della Chiesa dei primi secoli. L'autore già menzionato, Ferdinand Hahn, sulla base di Atti 2:5, ha descritto la comunità cristiana in Gerusalemme, composta da giudeo-cristiani di lingua aramaica, da giudeo-cristiani ellenisti e da cristiani provenienti dal paganesimo. Ecco, salto questa parte che riassume un po' quanto detto fin qui, per giungere a dire che nella comunione delle tre persone trinitarie è posta l'immagine della Chiesa che si comunica continuamente nei misteri sacramentali. Questa comunicazione costruisce continuamente il nuovo tempio tra gli uomini, quel tempio che Gesù alla Samaritana ha detto essere il nuovo culto, cioè adorare il Padre in spirito e verità. E questa è in definitiva la fondamentale valenza sociale dei misteri. La nuova società non nasce dal basso, ma dall'alto, dallo spirito. Perciò, lo ripetiamo, è una entità etnica, sui generis. La nuova fede, cioè, superando l'identificazione con un solo popolo, non poteva non entrare immediatamente in contrasto con l'antico e poi con l'impero romano, di cui negava la sacralità, dato che questa era un'esclusiva della nuova società che aveva Cristo per unico Signore. Il famoso rifiuto dei primi cristiani nelle persecuzioni e quindi l'accettazione anche del martirio di bruciare incenso all'imperatore non era un rifiuto del potere politico, era un rifiuto della divinizzazione di questo potere, che noi sappiamo solo ultimamente, con alterne vicende, Costantino, è vero, supererà dichiarando il cristianesimo religione lecita e quindi in qualche maniera togliendo allo Stato, all'impero, la patina divina, ritenuta divina. Si pone quindi proprio alle origini la questione del rapporto Chiesa, Stato e società che prenderà successivamente
forma compiuta. Dalle fonti apostoliche abbiamo visto che l'atto del radunarsi costituisce l'Ecclesia, un movimento dinamico della fede in Gesù Messia che si concentrava nella celebrazione del mistero eucaristico. D'altro lato, il radunarsi e mangiare insieme non costituiva tanto una unità meramente spirituale, simboleggiata dalla cena rituale, ma era anche l'unità sociale della Chiesa, dice uno degli autori, il Max, che ha fatto un interessante studio anche su questo tema. La liturgia era ad un tempo scuola cristiana, per quanti si avvicinavano alla fede, e istruzione per i cristiani, li unificava in comunità, al punto che attraverso la parola di Dio che essa racchiudeva e attraverso la forza dei suoi sacramenti, la società pagana, dice Andreas Jungmann, uno dei più celebri liturgisti del secolo scorso, che ha partecipato anche alla riforma liturgica, la società pagana, grazie alla forza dei sacramenti, divenne una società cristiana. Pensate un po', andare a dire questo oggi, che i sacramenti spesso risultano ridotti a riti senza significato e senza conseguenze efficaci sulla vita, sia morale che sociale. Questo però non fu l'effetto di una strategia, ma di un'esperienza che si comunicava attraverso l'unico strumento che i cristiani avevano: la testimonianza della predicazione dei misteri vissuti e celebrati in comunione. A rendere possibile questo era la presenza dei santi, i quali erano chiamati così, santi, perché comunicavano le cose sante, cioè i misteri. La Chiesa si proponeva, come dice Ratzinger, una entità sacramentale scatologica, quindi proiettata, che vive in questo mondo quale segno del mondo a venire. La dottrina della Chiesa delle origini, che troverà compimento nel De Civitate Dei di Sant'Agostino, la città di Dio, non mirava né ad ecclesializzare lo Stato né a statalizzare la Chiesa, ma aspirava a rendere presente la nuova forza sociale della fede nell'unità degli uomini nel corpo di Cristo, come elemento di trasformazione la cui forma completa sarà creata da Dio stesso una volta che questa storia avrà raggiunto il suo fine, cioè alla fine dei tempi. Questo sempre citato da Ratzinger. Si può quindi fondatamente, il testo per l'esattezza è l'unità delle nazioni, una visione dei pari della Chiesa, e il precedente popolo e casa di Dio in Sant'Agostino. Si può quindi fondatamente parlare della Chiesa come forza sociale, così come ebbe a dire in un celebre discorso a Loreto Giovanni Paolo II, la Chiesa come forza sociale. A differenza di coloro che guardano all'evoluzione storica come al processo della realizzazione del nuovo e definitivo ordine su questa terra, quante volte di questi tempi si sente parlare di nuovo ordine, reset, roba varia, ecco, a differenza di coloro che guardano all'evoluzione storica come al processo della realizzazione del nuovo e definitivo ordine su questa terra, i cristiani ritengono che la salvezza comincia a manifestarsi nella storia non in forza dell'imporsi di un potere, forse anche democratico, ma dell'azione della grazia. Questo potere, in definitiva, è contenuto ed elargito dai misteri celebrati soprattutto la domenica. La Chiesa, nata a Gerusalemme, potremmo dire che la Chiesa potrebbe non fare null'altro, nessun'altra attività, organizzare nient'altro, se non radunarsi la domenica, perché lì c'è tutto. C'è l'insegnamento, la catechesi, c'è la carità per i poveri, per i bisognosi,
c'è il sacramento dell'Eucaristia, c'è tutto. E quindi la Chiesa, nata a Gerusalemme nella Pentecoste, crebbe nutrendosi di essi, nella coscienza di dover generare, nutrendosi cioè dei sacramenti, nella coscienza di dover generare continuamente un popolo nuovo. Ecco, continuamente, non una volta per tutte. Un popolo nuovo, una società capace di lievitare all'interno del mondo giudaico e pagano, trasformandoli in se stessa come corpo di Gesù Cristo. Ecco, questa, diciamo, questo insegnamento, questa storia, questa esperienza vale ancora oggi nel mondo in cui viviamo, nelle società in cui ci muoviamo, negli stati in cui operiamo. Ancora una volta si dimostra che dal culto domenicale, dai sacramenti, viene la forza sociale della Chiesa come entità etnica sui generis. Pertanto, ogni domenica, quando la Chiesa si riunisce per il culto, formula in certo senso una dichiarazione cristologica, cioè un'affermazione della fede in Gesù Cristo come unico Signore, perciò lo chiamiamo Signore, Lui è l'unico imperatore, l'unico re, l'unico padrone, con la quale la Chiesa afferma la potestà divina di Cristo e quindi contesta di conseguenza il potere mondano, di qualsiasi forma esso sia, da quelli più dispotici a quelli più apparentemente democratici. Grazie dell'ascolto.